Per Logos Edizioni 35 piccoli giardini invernali di Emma Hardy. Questo libro vuole essere un invito a non vivere l'inverno come un momento di attesa della primavera, ma perché no, a dedicarci alla realizzazione di angoli o composizioni che utilizzino le piante che sono a nostra disposizione durante l'inverno. Quindi si divide in vari capitoli, qua abbiamo stelle e foglie, il taglio del libro è piuttosto manualistico, diciamo che proprio ci si accompagna passo passo per arrivare alla realizzazione del progetto, quindi la scelta del contenitore che è fondamentale, la tecnica che deve essere impiegata. E la scelta poi delle piante, no? Perché naturalmente è importantissimo capire quali sono le piante adatte a creare un angolo verde che resistano bene alle intemperie, eventualmente se sono fuori o comunque se in casa siano in grado di resistere, non so se abbiamo riscaldamento o cose di questo tipo. Quindi sono, come dicevo, 35 progetti, qua per esempio viene utilizzata questa verza ornamentale molto bella viola, oppure questo cestino, 35 progetti che sono caratterizzati dall'uso di piante, dall'uso di piante invernali. Qua questo capitolo è tutto dedicato ai bulbi, qui vedete il progetto finale che è splendido, e poi invece prima a seguire tutta la parte educativa, diciamo così, dove passo passo ci segue l'autrice per arrivare alla realizzazione del progetto che avete visto. Quindi 35 piccoli giardini sono sicuramente tanti, basta cominciare scegliendone uno, quello che più si addice al nostro umore o allo spazio che abbiamo, e incominciare a farlo. I colori invernali sono tanti, qui è tutto dedicato se volete scegliere il vostro progetto in base al colore che più vi si confà, e poi c'è anche una parte dedicata alle piante officinali e alle piante che si possono usare in cucina, che è sempre molto interessante perché comunque sono semplici da coltivare e dà molta soddisfazione poter condire i propri piatti con qualcosa di coltivato personalmente. Quindi per l'inverno 35 piccoli giardini invernali di Emma Hardy e Logos Edizioni.